Uno, due, tre. Buongiorno. Buongiorno. Vedete, allora, questa è la mia lista elettorale e questo è il mio documento. Prego. Signor Fregnani. Sì, sono io, sono residente qui da ormai da tanti anni. Sono anche conosciuto. Va bene. Suo. Il timbro l'ha messo? Sì. Ok. Il timbro. Allora, prego. Venga, la tessera. Adesso non la voglio io. Io voglio fare semplicemente il mio dovere, diritto di manifestazione del pensiero della mia volontà, che non è quella delle leghe, dei partiti o dei movimenti e quant'altro, né meno mai, Quindi meno scheda che nulla. mai dei candidati. Scheda nulla. No, scheda giustamente registrata e timbrata, ma valida come voto di protesta. Volevo darla. No, assolutamente no. Io voto qua, qui di fronte a voi, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, Sì, prendendo ma le voti ovviamente. sulla scheda. No, assolutamente no. Altrimenti verrebbe inficiato, diventerebbe voto nullo, oppure devo andare a votare in cabina elettorale. Siccome io invece voglio che non votare anonimamente, segretamente e quant'altro là, ma de visu, cioè voglio guardare in faccia a voi e anche a quei signori che ci hanno conquistato lo Stato dall'interno. E quindi voglio manifestare la mia vera volontà, che è quella di denunciare Vabbè, questo stiamo aumentando disastro. troppo te, che vuole fare insomma? Voglio che raccogliate questo mio voto di protesta. Qua in aggiunta c'è la dichiarazione con le motivazioni per cui faccio questo voto di protesta in 5 copie. Una copia me la rilasciate. Aspetta, ma che cosa? Io non conosco questi documenti, che documenti sono? È un documento da allegare come previsto nell'articolo 104,1, 2, 3, 4 e 5, che prevede tutta una serie di adempimenti da parte vostra, non da parte mia, da parte vostra. Quindi esigo che voi rispettate la legge e che voi rilasciate copia del deposito di questa modulo di protesta. Noi non possiamo rilasciare nessun documento, se no la sua tessera elettorale, il suo documento se lo riprende e poi metteremo come scheda nulla. No, allora facciamo una cosa. Non volete accettare questo, accettate No, la scheda di reclamo. E quindi con la scheda di reclamo sì, ma qua mi lei. si è presentato tutti questi fogli, che sono questi fogli? Allora, lì sono quattro copie dello stesso documento di protesta, due dei quali vanno al Senato, due dei quali vanno alla Camera, e una copia viene rilasciata col timbro e la registrazione a me come ricevuta. Sì, Presidente, si può fare nella legge. Guardi, ecco qua ci sono tutti i vari articoli delle varie leggi che stabiliscono esattamente il comportamento da tenere per voi nei confronti di quelli dei votanti come me, che decidono e vogliono e pretendono di manifestare il loro pensiero, la loro intenzione, la loro signoria. Sì, lasciamoglielo fare. E come? Nel senso. Guardi, Ma l'abbiamo scritto. Presidente, se lei non è convinto, lei lo mette fra i voti validi, dubbi da assegnare eventualmente, e poi la Commissione centrale verificherà se è legale quello che sto facendo o meno. Per cui la sua responsabilità è relativa. Lei verbalizza quello che io sto dicendo, cioè allega le copie che le sto dando della protesta, e quindi lei è esentato da qualunque Allora, responsabilità. facciamo così, io le garantisco, ormai tanto abbiamo scritto già al signore, abbiamo già messo i dati. Allora, lei il voto l'ha fatto a tutti gli effetti, va bene? È un voto legittimo per carità. Quindi allora, lei vuole un timbro di questa qua? Solo questa qua? Ok, allora Sì, noi solo di questo ce questo, le vediamo, lei poi ci ci sono tutti i suoi dati, cioè io Lei c'ha sottoscritto. tutto i miei riferimenti, anche il codice fiscale, quindi c'è ovviamente anche la tessera elettorale con tutti i miei dati anagrafici, e quindi ha la possibilità di coinvolgermi eventualmente in un Sì, perché procedimento effettivamente legale. stavo pensando che c'ha ragione, perché è previsto che due, il signore giustamente ha più di 20
quindi a questo punto lui vota sia per la Camera che per il Senato, e una copia infatti va in prefettura e l'altra copia deve andare al Comune, è la stessa cosa per il Senato. A me sembra che vada bene, va bene. Bene, buon lavoro, grazie mille, buon proseguimento, molto lieto della vostra conoscenza e di aver potuto godere della vostra empatia. Grazie, no, grazie a te, grazie, arrivederci, buongiorno. Avanti, prego.